Ciao Noemi, ben arrivata. Ciao Ale, ciao Chiara. Vediamo. Ciao ciao. Ehi, ciao Minna. Ecco Marta. Adesso la invitiamo. Ciao. Ciao Fede. Allora, Martina. Richiesta inviata, preparatevi. Eccoli. Ciao. Ciao. Che occhi hai stasera? Visto? Wow. Tutto Ta-dam! bene? È un filtro, ovviamente. Lo volevo farti vedere che funziona anche in diretta, quindi. Vero. Sì, C'è prova uno che gli a togliere. elimina un po' le rughe, no? C'è qualcosa, non lo so. Ciao a tutti. Come state? Hi everyone! Bentornati, Allora, ci hanno detto che bentornati. la traduzione inglese, Sì. quando guardano il nostro video di YouTube, a Sì. volte diventano cose senza senso. Quindi, abbiate pazienza. Ciao Lara! Ciao Mirma, ciao Cerchiamo di Lara. Fare il possibile. Intanto io guardo in giù perché vedo chi entra, Sì, così sì, salutiamo un po' sì. di Ciao persone. Marzia. Quella. Quanti Sì. Ciao. sono? Hi everyone. Ok, allora, ti Che dico che novità cosa. questa settimana? Abbiamo. Non ho capito. Che novità questa settimana? Perché? È arrivata la newsletter. Ah no! Sì. Ta-tan! Eccoli qua! Abbiamo fatto i nostri fogli finalmente, così siamo un pochino più serie. Ciao Elena! Maristella, benvenuta. Allora, abbiamo tutti i nostri fogli belli preparati. Diciamo, la settimana scorsa abbiamo solamente guardato come erano costruite le lettere, basandoci su un manoscritto. In settimana penso che tutti abbiamo provato un po' a scrivere, no? Guardando dei riferimenti, eccetera, degli alfabeti fatti. Tu stavi lavorando con il libro di Sheila Waters, giusto? Sì, perché è un libro che ho nella mia libreria, nella mia piccola libreria, e su questo libro ci sono anche tanti esemplari già pubblicati, tanti esemplari storici, quindi mi dà già in un unico posto tante risorse da consultare. Esatto, senza andarsene a girare, eccetera. Sì. Io invece, siccome ce l'avevo per le mani per studiare delle altre cose, mi sono andata a vedere il librone, perché è enorme, di Edward Johnston, che ha una sezione molto bella, che parla di Onciale. Il libro si chiama, adesso poi ve lo scrivo, è in inglese ovviamente. Writing, Illuminating, no, Writing, sì, Illuminating and Lettering, ed è disponibile in versione digitale su archive.org, è l'archivio quello onnicomprensivo, ci si trova di tutto. Dopo magari. Questo libro che tu hai menzionato adesso 1906, inizio, proprio inizissimi del 1900. è stato uno degli ultimi recenti acquisti che io ho fatto Brava. per la mia piccola biblioteca, perché da un po' io lo volevo, però insomma è un po' come se non mi fossi mai sentita pronta. A un certo punto ho detto, ma sì, era arrivato il momento e l'ho preso. Io ho preso la versione cartacea, quindi. Sì, bisogna averla, sì. Io la devo ancora prendere perché mi sono fatta molto. Siccome ho il PDF, me lo sono scaricato e lo consulto moltissimo in versione PDF, però una versione di carta è bello averla, sì. Quindi l'hai Quindi. trovato su questo sito ed è Sì. scaricabile. È un Sì. sito
è molto prezioso per consultare, C'è di per tutto, c'è di consultare i tutto. testi. Ci Se trovate di magari chissà tutto. dove, in pochi posti ci si possono consultare dei testi importanti anche. Esatto. Vediamo se posso scriverlo. Aspetta, eh. Allora, credo di sì che venga pubblicato, così rimane per chi è in diretta adesso. Ok, perfetto. Eccolo. È proprio semplice, semplice, archive.com, .org. Ci trovate di tutto. Digitate Edward Johnston, ve lo scrivo ancora Ed è qui. Sì. totalmente free, cioè non è consultabile da tutti, quindi non ci Lo sono. potete, sì, lo potete consultare online sul loro sito, oppure quando tu scorri che ti appare la prima, è come un po' il formato di YouTube quando apri questo sito e apri un libro digitale. Quindi la prima parte sopra dello schermo, è il libro aperto che tu puoi sfogliare digitalmente, ok? Poi se scendi sotto, sulla parte destra dello schermo, ci sono varie possibilità per scaricarlo in vari formati, tra cui quando è disponibile in PDF. C'è la scrittina PDF, ti dice quanto è grande e se ci clicchi sopra ti fa proprio aprire il PDF e te lo puoi salvare. Quindi così, sì, se volete Io sto andare. litigando con la luce. Ok. Non ha importanza. In English, yes, we were saying that. Ce l'hai a portata di mano, Marta? I was checking writing, illuminating, and lettering by Edward Johnston. You can find it in hard copy, flexible cover, anything you want. It's a must have for calligraphers. You can find a free PDF copy on archive.org in English, yeah. And you can download the PDF, is totally. Right, totally free. You can save your digital copy and study from it when you want. It's free for you to get on archive.org. Benissimo. Adesso che abbiamo dato le informazioni anche per i nostri amici inglesi, direi che giriamo le telecamere e. C'è qualcuno che si è collegato dal Brasile. Hi, Brazil! Wow. Wow! In English, okay. So, after the live, we are going to save the video in and upload it on our YouTube channel. And we'll be putting the video in stories when it's available on YouTube. When you're on YouTube and you play the video, you have the option of enabling the caption and choosing the automatic translation option. Do that in your language. I know it's not really always understandable because it's an automatic translation and we are not in charge for that, and we're not translating that. So YouTube is doing the job, but I think you'll be able to understand by seeing what we are doing as well. Okay, bene, Sì. adesso abbiamo raccontato proprio tutto quello che Sì. c'era da sapere. Adesso Ciao Elena. giriamo la camera e Sì. ci fai vedere cosa stavi guardando sul libro di Edward Johnston. Sì, un paio di cose. Aspetta che lo vedete dal mio PC. Spero che sia. Aspetta, che sia visibile. Giro la telecamera e la giro così. Ok. Allora, c'è una pagina, aspetta, che è questa qua. Ok. Dove parla di spaziatura. Aspetta che devo tenere fermo con la mano, spero di non tremare troppo. Allora, non so se vedi il mio cursore che si muove, Sì. perfetto.
Sì, si vede. È in pratica quello che abbiamo visto anche sul libro di Ahnke Kamp, eccetera, no? Che Sì, quando abbiamo. visto questo concetto, però è bene comunque rivederlo. Esatto. Quindi due lettere che hanno le aste dritte avremo uno spazio un pochino più largo, tra una lettera con l'asta dritta e una lettera che ha una curva. Avviciniamo un pochino di più. Per quale motivo, Marta? Dillo tu che io non riesco a star ferma. Il motivo è che a livello ottico noi dobbiamo guardare lo spazio bianco che c'è fra una linea e l'altra, quindi dobbiamo andare ad avvicinare le due aste perché ci sono quei triangolini bianchi in alto, Recuperiamo, esatto. esatto, in alto e in basso della parte curva che ci vanno a compensare che vanno a compensare il nostro avvicinamento. A Esatto. livello ottico, lo spazio che il nostro occhio vede, lo spazio negativo, è compensato in questo modo. Yes. E invece le due lettere, tutte e due, diciamo con la pancia, devono Sì, essere ancora più ancora più vicine. vicine perché c'è ancora più. Ci sono oltre i due triangolini in alto e in basso, Sono oltre alle lettere sulla destra, moltiplicati ci per sono due. anche sulla sinistra, pertanto deve essere compensato ancora di più E il questo. caso, ecco, lui lo fa vedere qua, due O, o comunque se avete, non so, una B, una D, una cosa del genere, no? Una C, una E, questi casi qua. No, una C, una E no, perché la C è aperta, però sì, o forse Sì, sì. una P e una O, Sì. insomma. L'altra pagina che stavo guardando è questa qui, dove c'è la distanza tra le parole. E nel caso della nostra onciale, la vedi la figura? Tu la riesci a trovare la figura 54? Sì, ce l'ho sotto Ok, mano. è un cerchio, quindi ci mettiamo in mezzo lo spazio dove entrerebbe una O. E poi l'interlinea. Sì. È praticamente data dalla distanza tra una riga con una P, c'ho la stampante impazzita, fa delle cose da sola. Divenita proprio. Esatto. Lui dice, in pratica metti una P e una D, una sopra l'altra, e Ok. quello ti determina un'interlinea adeguata per non avere collisioni tra i tuoi ascendenti e discendenti. Ok, quindi che sarebbe un po' il punto critico all'interno di un testo, cioè quando Esatto. si incontrano nella riga superiore una discendente e nella riga inferiore un ascendente. Quello è il punto Esatto. critico, ok. Esatto. Quindi magari queste cose qua, che visto che stasera scriviamo un pochino di più, mi servivano, no? Cioè mi faceva comodo riguardarle un po' e mi sono andata a rivedere questo. Lui ha questo esempio di onciale che secondo me è un po' modernizzato perché guarda la R. Com'è diversa da quella che abbiamo visto, no? Però, cioè lui l'ha fatta un po' così. Anche la D mi sembra molto alta la sua rispetto a quella che avevamo visto noi. Non lo so, gli ascendenti mi sembra. È anche molto rotonda. Sì. Diciamo che l'angolo in alto a destra, cioè l'angolo, la curva in alto a destra dove c'è prima dell'uscita dell'ascendente è molto rotonda, invece noi l'abbiamo vista che quasi va a mozzare un po' la curva. Esatto, però poi quello magari dipende davvero dal manoscritto, cioè dall'esemplare che si sta Sì. guardando, no? Però è sempre interessante vedere anche queste cose. Va bene, allora direi Mi ritiro che sulla telecamera. clic adesso giriamo. Allora, vi dico già da adesso che ho cambiato le impostazioni del mio telefono e ho messo che lo schermo non si spegne mai, quindi non dovrebbe succedere niente. Ok. Vediamo se. Sì, l'altra volta ci è andata bene, no? No, l'altra volta è andata malissimo perché abbiamo perso una parte della diretta.
No, poi dopo abbiamo fatto un'altra diretta. Sì, però tanto la prima parte era persa, quindi... Allora. Che cosa scriviamo? Ecco, il testo non ce lo siamo preparati, Marta? Hai ragione, ma facciamo un po' di linee di riscaldamento prima? Sì, sì, decisamente. Okay. Un foglio nuovo. Intanto mi attivo anch'io. Se non avete ancora scaricato i nostri fogli guida, quelli che stiamo usando, potete, che sono in tinta col mio smalto, mm-hmm. potete scaricarli dal mio sito e sì. Il link lo trovate nel mio profilo qua di Instagram, il link diretto. Yes. Per ora sono disponibili lì. E li potete scaricare senza... Sono in PDF, due fogli, sono sia quadretti come quello che sto usando io, sia con i puntini come quello che sta usando Cecilia. Sì, io mi sono innamorata dei puntini. Allora, io questa sera uso una TVSB ed è Eco. È caricata con il Mona Lisa della Hamburg Inc. Guarda che cosa anch'io. Ta-da! Dai! Il Mona Lisa, sì, perché lo stavo utilizzando prima per scrivere qualcosina con il È molto leggero, vediamo se si vede perché non lo so. Infatti. Sì, però si dovrebbe vedere, dai. Sì, 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 sì. Ok, dai, facciamo un pochino di riscaldamento. Mi è sembrato di vedere che sia collegato anche il dottor Ciavzolo, se non mi sono sbagliata. Com'è? Sì, ho visto che sia collegato anche il dottor Giovitolo. Oh, wow. So, welcome and hi. I didn't get you last time, Dr. Joe, because my screen was going crazy. But thanks for joining. Yes. And we hope everything is fine with you in the US. Magari non c'è più, però l'abbiamo salutato. Sì. Mattia, che penna usiamo? Io te l'ho detta. Ciao Mattia. Marta pure. Io uso una punta della Speedball con la punta rotonda, numero 5 e mezzo. Allora, nell'onciale, essendo basato sul cerchio, quindi a livello di riscaldamento, quelle saranno le forme. Sì, cerco di fare qualcosa che mi introduca un po' a pensare in tondo. Perché effettivamente poi magari uno si fa trasportare dall'ultimo stile che ha usato e c'è bisogno, no, di un minimo di tempo per sincronizzare. Sì. Assolutamente sì. Ma devo dire che mi ha un pochino messo in difficoltà. Che cosa? L'attacco dell'onciale, adesso magari te la faccio un pochino più grande, capire quando nella N, per esempio. Ah, perché io sto facendo la N normale, invece no, avrei dovuto farla maiuscola, perché loro ce l'hanno in maiuscola. Ok, però per esempio se prendo la H, sì. Il punto dove uscire, perché stavo uscendo molto alta prima, adesso mi è venuto meglio. Però, aspetta che ingrandisco un pochino. Quello che stavo facendo, Marta, ti faccio vedere così magari, è che mi mettevo leggermente più in alto e poi doveva andare un po' troppo piatta qui. Ah, l'effetto era quello di un appiattimento della curva. Esatto, invece voglio che si veda questa piccola discesina, quindi quando mi sposto proprio il mio branching point.
deve salire, si deve vedere che è sì. Questa forma qua. Allora, io è la M che devo ancora capirla bene. Quella doppia curva lì, quel doppio arco. Proviamola. Sì, mi sembra che forse anche appena appena più larga. Boh. Oh, c'è un gatto che gratta. Dai, lasciamola entrare. Ma povero. Fai bravo. L'altro giorno un gatto mi ha portato un osso di un cane. Io non ho Dai. Pensare. Dove l'ha preso? Cioè, non, cioè l'osso rubato dalla ciotola di un cane Sì. sicuramente. La codina della T mi devo ricordare di farla poco Aiuto, profonda. Renato, aiuto! Tapas, via. Vada, bravo. Le coccole dopo, via. Nella B, per esempio, a te non viene di andare appena appena sotto la linea di base? Con la pancia. Sì. No, provo. A me viene di farlo. Potrei anche stare sopra, però. Beh. Ti Questo fa sembra più schifo. bilanciato. Allora, invece nella C, perché non dobbiamo fare, no, un cerchio perfetto. Fammi ricordare bene. Era un po' tagliato in sotto, giusto? Sì. Ok. Quindi questa era questa parte qua, un pochino più Quasi piatta. come se la parte più inferiore del semicerchio fosse. Sì, fosse un po' sdraiata, sì. Adesso Ok. non so bene come spiegarlo, Quindi però. diciamo leggermente la puntina deve essere qua sopra, Marta? Era Sì, così, no? esatto. L'asse più o meno taglia così, sì. Ok. E questa Ed cosa la è applico. più evidente, scusami, è più evidente facendolo con la punta tronca. Sì. E questa cosa la applico anche alla G e alla O. Strana forma. Ups. La P mi è piaciuta tantissimo. Nel frattempo pensiamo a un testo, dai. Allora, vediamo. Anche tipo un proverbio, una cosa. Sì, se avete qualcosa da proporre, scrivetelo, eh. Vediamo. Voglio togliermi uno sfizio. Aspetta, è una curiosità. Aspetta. Mi guardo.
L'onciale della Sheila Waters. Allora. Ah, la B che ha l'asta, diciamo la B che assomiglia al foundational, è nella mezzonciale, quella più recente. Ok. No, non vedo. Ciò che il bruco chiama fine, gli altri chiamano farfalla. Tutte quelle F. Elena ci ha suggerito questo. Però mi piace, vai. Grazie, Elena. Vamos. Sì, anche perché non lo sto trovando quello che cerco, quindi. Ok, allora, andiamo. Adesso con tutti i puntini, quadretti, eccetera, è facile distanziare, quindi. Però almeno. Voglio cercare di avere un'inquadratura più o meno come la tua. Silenzio, concentrazione. Cavolo. Ah, sto vedendo una cosa che mi piace tantissimo, dopo ve la dico. Adesso finiamo, ciò che è il bruco. Il bruco. Teniamo la piccola, aspetta. Ciao Roberta. Devo capire bene come fare questo. È venuto con una puntina. Oh, ciao Che Robby. cosa? Ta-ta-ta. Gli altri chiamano farfalla. Ok.
Non ce la farò mai a farlo centrato, però ci provo. Ah, beh, quello chiedi troppo. Beh, però uno si deve sforzare, no? Che il gruppo Infatti, chiama. adesso stavo pensando a un'altra parola e ho toppato, va bene. Vedi? Gli altri. Ups. Altri chiamano. Meno male, Elena. Questa sera siamo anche molto dritte. Ciao Patrizia, benvenuta. Elena, visto che sei così pronta con i proverbi e i detti, sparane un altro, dai. Che stasera vogliamo scrivere tanto. Io nel frattempo cambio penna stilografica. Io uso la Wing. Mi sa che l'ho lasciata un po' abbandonata questa penna, poverina. Adesso recuperiamo. Finito. Sì. Proviamo Voilà. a fare una mini analisi. Dai, riprendiamo le buone abitudini come facevamo con l'italico. Parto io che sono sopra. Vai. Dunque, nessuna collisione di interlinea, ma credo di essere stata fortunata nel senso che in realtà, se avessi dovuto usare la regola che dice Edward Johnston di mettere un ascendente e un discendente uno sopra l'altro e poi determinare l'interlinea, avrei fatto una brutta fine perché guarda la F dove arriva e la H dove arriva. Quindi sono stata fortunata, diciamo che non c'erano interferenze. Però qui ho avuto la tentazione di partire sul pallino, si vede, no? E invece dovevo lasciare lo spazio del mio tondo. Diciamo che più o meno sono
sono stata abbastanza bravina. Poi, sicuramente devo lavorare sulla forma del mio tondo barra ovale, perché non è così regolare. Non sono per niente sicura di questa spaziatura qua, perché ci vedo un sacco di aria qui. Quindi probabilmente o allargo qui, però non mi sembrava, se mi ricordo bene, non mi sembrava scritto così largo nei manoscritti che abbiamo visto, però dovrei andare a rivedere. Ecco, questo è uno di quei casi in cui andrei a riprendere il manoscritto di riferimento e andrei a vedere i vari scriba come facevano le spaziature, no? Poi se mi accorgo che più o meno spaziatura è una questione di gusto personale, allora adatto la spaziatura al mio occhio. Ma se mi accorgo che invece in tutti i manoscritti c'è una regola, cerco di capirla e di impararla. Nella forma delle lettere direi che devo sistemare assolutamente questa faccenda dell'ovale. Per il resto non vedo sfondoni gravi, ecco. Però sì, questa cosa dell'ovale non mi piace tanto. E quello che ti dicevo prima, dopo vi dico che cos'è, che ho fatto un gridolino, è questo. Ti ricordi che la settimana scorsa abbiamo notato che la R aveva una gamba molto lunga Sì. rispetto alla sua pancia, no? E andava molto avanti. Però guarda in questo caso, l'entrata della U, aspetta che tolgo la matita perché così non è tanto evidente. In questo caso, questo piccolo segnetto della U che introduce alla U va a bilanciare molto il fatto che la R lasci tanto spazio. E lui, diciamo che bilancia un po' la gamba della R. E quando lo vedi non sembra così tanto vuoto qua dentro. Quindi questi Esatto. sono poi. Me ne sono accorta facendolo, non lo sapevo. Beh, Però mi guarda, piace. la vedi subito la differenza, come il tuo spazio in quel punto tra la R e la U è diciamo bilanciato, mentre il mio, vedi qua, che c'è molto spazio. Ah, perché tu non hai fatto, sì, quel Io non ho fatto piccolo. l'ingresso, la La prima, la grazia, sì. grazia, e vedi quanto spazio mi rimane. Eh In sì, eh sì. effetti, se tu prendi solo la lettera, cioè noti proprio che qua c'è che manca qualcosa, quindi avrei Aspetta. dovuto o tenere l'asta, la gamba delle R più corte, quindi avvicinare di più la U, oppure esatto, questo qua. Sì, otticamente c'è differenza, sì. R e U. Oppure riempire come hai fatto tu con una grazia all'interno della U per compensare per andare a mettere un po' di inchiostro, a riempire con un po' di inchiostro questo spazio bianco. Sì. Sì, io devo lavorare decisamente sulle spaziature perché, ad esempio, l'interlinea è minima. È minima, ma ho fatto le ascendenti e le discendenti proprio appena accennate, quindi vabbè, però sì, boh, le parole mi sembra che si confondano un po' e o devo aumentare un po' lo spazio fra le parole, e come ad esempio ho fatto qui c'è più spazio tra una lettera e l'altra rispetto ad esempio qui. Non ti ci entra il Il cerchietto, dici? cerchio, esatto. E
Poi sì, poi per il resto ci sono parole che mi lettere che mi divertono di più a farle e altre che mi divertono meno. Non mi piace la forma che faccio della B e della R, però questo vabbè, sono punti su cui devo andare ancora a lavorare. Mi Però, per piace esempio, tanto. ti posso dire la R che l'avevamo vista l'altra volta, Sì. anziché andare a farla verso metà della sua schiena, portala proprio in giù e poi non farla toccare. L'avvicini e non la tocchi. Secondo me questo è un bel trucco per fare per rendere le lettere più interessanti. Ti vai ad avvicinare e poi esci. Boh, poi qui per esempio l'ho fatto e sembra che si tocchi, in realtà non ci sono proprio arrivata, ma mi sono avvicinata di più. Però questa a me è una cosa che piace tanto quando vedo le lettere aperte così. Sì, ma siamo ancora in fase di esplorazione, quindi. Sì. Bene, allora abbiamo un paio di suggerimenti. E sono la definizione che il tempo dà del carbone è il diamante. Molto bella. E l'altra ce la suggerisce Mimma. La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. Allora, Mattia ci dice: si potrebbe usare anche una punta tronca per guastoncialle? Certo, con le vostre linee guida dovrei usare il doppio quadratino. Direi che dipende Dipende dalla punta. dalla punta, esatto, dalla misura della punta. L'onciale fatto con le punte tronche ha una certa altezza che è data, lo sai, no, Mattia, da quanti spazi di pennino, insomma, da quante punte vuoi far l'altra e non sono altissime. Le lettere, però sui manuali la vuoi sulla Tre e mezzo? Tre punte e mezzo, forse? aspetta che lo riguardiamo così non diciamo una cosa per un'altra perché allora lei dice 4. Io ho Quattro. trovato eccole qua. Quattro. Ok, sì. Quindi dipende dalla punta che hai. E vabbè, sta roba qua la sai fare anche tu. Tra, ti metti lì e vedi che cosa succede. Non andare a occhio perché poi ti cambia tutta l'estetica delle lettere. Cioè, se lo vuoi fare come divertimento, allora sì, ma se stai facendo una pratica, insomma, Io non ho un ancora pochino. provato a farlo con la punta tronca. Nemmeno io, nemmeno io. Allora, dai, andiamo a scrivere quella di Elena. La definizione che il tempo dà del carbone è il diamante. Io Il passo Gibran. allora stile grafica. Io passo alla Wing, l'ho detto, lo ripeto. Io passo la lami. E mi sono dimenticata la frase, la definizione che il La tempo dà definizione che il tempo dà del del carbone carbone è il diamante. Ah, c'è una D. Insidiosa, Elena. La D, come si faceva? C'è quella puntina stranissima. È impressionante quanto dobbiamo pensare alla forma delle lettere quando stiamo
facendo un alfabeto, uno stile da poco, no? E quanto invece va spedito quando lo No, studi io un ho un po'? inchiostro che espande. Oh. Ah, mi imbruttisce tutto. Allora, rifacciamo. Mattia dice, no, ecco, esatto, che divertimento, qua si lavora sodo. E poi scopriamo che è lì con un bicchiere di birra di fianco. Io scherzo, Mattia, ovviamente. Sto scrivendo giusto definizione. Tu non puoi capire che fastidio mi dà non riuscire a capire la forma della C e della O. Secondo me per capirla bisogna farla. A tronca. Sì. Sì, stavo per dire la stessa cosa, che il monolinea ti porta un pochino fuori strada in questi casi. Sì, perché il monolinea, cioè, percorre, cioè, il centro del tratto, cioè, non so bene come definirlo. Sì, non abbiamo i bordi esterni, non abbiamo. È un altro modo di vedere la linea nel vuoto. Però per mantenere comunque l'anima dell'unciale bisognerebbe lavorare per mantenerla anche nella monolinea, quella forma lì. È quello, mi piacerebbe capire come fare. Il tempo dà del carbone. È piena di D sta frase, Elena, ma come ti è venuto in mente? Che è anche difficilotta sta cosa. Da. Odio. Il tempo. Mi sono allargata un po' troppo. Hai ragione con la R, sai? Tipo? Ah, il La R. fatto di lasciarla aperta? Ora, ma se l'unciale è stata inventata quando usavano il latino e in latino non mi risulta che esistessero gli accenti. Noi gli accenti, gli apostrofi ce li stiamo inventando, cioè li mettiamo lì.
Di nuovo una D. Io questa forma di D non la amo nemmeno negli altri stili, non so perché, ma non mi ha mai entusiasmato. Invece ci sono dei calligrafi. A me Ecco, non ho dispiace questo. sbagliato. Oh. Maledizione. Vabbè. Adesso, se io dovessi dare retta a Sheila Waters, dovrei ricominciare tutto da capo. C'è un passaggio del suo libro, lo stavo rileggendo all'inizio della settimana, che parla di come fare pratica. E parla delle persone che arrivano ad un certo punto, fanno un errore, fanno così, tri, tri, e poi continuano, come sto per fare io, che è una cosa sbagliatissima. In realtà, uno dovrebbe mettersi con tanta pazienza e dire ok, l'ho sbagliato, ricomincio da capo e faccio un lavoro fatto bene, perché quello ti abitua a lavorare pulito. Invece fare le cose che ho appena fatto io per prescia, fretta, diciamo, che sennò poi YouTube non capisce. Pensiamo alla traduzione automatica. Brava, Non vedi come sto parlando lentamente questa sera? Così. aiutiamo il traduttore di YouTube. Ah, visto che gli algoritmi che usano, eccetera, decidono sempre tutto loro, questa volta ti faccio vedere che tu sei una macchina e devi lavorare per me. Giusto. Uff. Ok. Quindi non fate mai questa cosa qua che ho fatto Ricominciate da io. capo. Parliamo delle sbavature dei mancini. Ieri per scrivere una frase di 2 righe ci ho messo 30 fogli di... Mattia. Allora. Che poi non ci sta neanche nel... Dai, diciamo che mi sto scaldando, ma voglio sentire invece quelli che sono a casa. Ma state scrivendo le nostre stesse frasi, vero? Vi state scaldando anche voi ormai? Sì. Sì, dai. No. Beh, ma allora, è uno stile nuovo, va sempre, cioè ci va fatto un po' di amicizia. Sì. Bisogna imparare a conoscerlo, capirne le forme. Non è Assolutamente. così immediato, quindi ci sta che ci sia un po' un periodo in cui ci si studia un po' a vicenda, si cerca di fare amicizia. Come nei Allora, faccio rapporti, come nei rapporti esatto. umani. Facciamo l'ultima frase che ci ha suggerito Mimma, Sì? molto bella, che è piena di S, non le abbiamo scritte nemmeno una volta. No, ma lettere semplici no, eh? Allora. Vabbè, questa qui. A parte la D, questa qui del diamante era abbastanza, no? Sì. Vai l'ultima. Dopo però, magari per questa settimana, io vorrei fare questo esperimento, no? Siccome questi stili qua sono belli quando sono in blocchi abbastanza lunghi di testo, proverei a fare anche su metà a 4, un formato, no? Una bella frase lunga, un passaggio lungo, e vediamo la texture che lascia sul foglio, perché quello, proprio uno stile pulito così, senza inventarsi cose, secondo me è un buon esercizio. Poi chi ha tempo e chi vuol farlo, magari lo fa su un foglio a 4, ricordandosi però di lasciare per bene i margini. Ah, tra l'altro c'è sui margini una cosa figherrima di Edward Johnston che parla di come vanno impaginati i libri ed è ottimo anche per impaginare le nostre, perché poi lui partiva da come erano impaginati i manoscritti, no? Quindi anche dei pezzi in calligrafia possono seguire le stesse regole.
Dopo, se lo trovo, vi faccio vedere. Però, diciamo, la regola è di lasciare una buona quantità di bianco tutto intorno, di non andare a scrivere da qui Forse fino a un questo millimetro. intendevi? Scusa. Forse questo? Credo di sì. Eh sì. Non... Quello che ho visto io non era in questo formato, ma penso che lui ne parli in svariate sezioni. Sì, comunque si vede Quindi. tanto margine a destra e a sinistra, in alto e in basso per poter Sì. lasciare. E poi sempre più lasciate sempre più margine bianco, sempre più bianco in fondo al foglio, no? Questa è la regola ottica. Perché il nostro occhio tende ad abbassare tutto il blocco. Quindi quando fate una cosa, diciamo, se questo è il nostro foglio. Dovrò lasciare leggermente di più sotto rispetto a sopra. Quindi questa parte qua è un po' più alta. Bene, andiamo a scrivere la Andiamo a frase di scrivere nuovo. l'ultima frase. La Allora, vera la ve... ricchezza resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. Vai. E cala il silenzio, E cala il appunto. silenzio. Vabbè, ho decisamente la carta sbagliata stasera. Anche la Z è un'invenzione moderna. Sono la prima S. Vediamo come me la caverò. Mi sa che l'ho fatta piccola. Al tempo, alla distanza e al silenzio.
un'altra D. Io voglio una D di riserva. Magari esiste. Ma... ah, nella mezzanciale sicuramente. Tempo, virgola, alla distanza. E alla... sì. Ho messo il puntino della I, che stupida. La tentazione è sempre forte. Mannaggia. Ma io ero totalmente fuori camera. Ma perché vedo così scura io? Ti ho detto chi è sotto è più scuro. Beh, già ecco. Al terzo blocco di testo mi sento più sciolta. Ingranata, più sciolta, sì. Allora, volevo farvi vedere che io questa sera, per l'occasione, non so se apprezzate questa cosa, ho un coprescrivania Losa. Rosa, bello. Come il nostro logo delle chiacchiere, sì. Monolinee. Mi sono perso il cappuccio? No. Ok. Marzia, anche lei ha messo i puntini sulla riga, quindi non sei sola. Ma il comune mezzo Gaudio, come? Sì. Allora. Dunque. Ciao a tutti quelli che nel frattempo si sono aggiunti. Ciao, Melissa. Che si sono collegati. Allora. Nel frattempo io andavo a cercare quella pagina che ti dicevo con le proporzioni, così ti faccio vedere la pagina dove le avevo studiate io, e poi questo qui io non so quanto ho studiato, ma cioè, veramente una marea di informazioni. Dove sei? Dove sei? Allora non è su questo. Mandis, questo... Alessandra, oggi ho scritto con una sfigatissima penna Stabilo Point 88, una stilografia carina da principiante da consigliare. Ne abbiamo consigliate alcune. La scorsa settimana, stilografiche da principianti ce ne sono diverse. Sì. Allora. Ah, nel frattempo ho trovato. Aspetta, che io stavo cercando anch'io una cosa. Allora, Alessandra, ti stavo dicendo, una stilografica, adesso non ce l'ho qua sotto mano, però ci sono le Kaweco, e sono entry level, sono accessibilissime. Tipo questa, eccola, qua. Io non ce l'ho sotto mano, ma te la fa vedere Cecilia. Sì. Questa qui, che è piccolina, altrimenti anche questa.
trasparente, una Kaweco, sono intorno alla ventina di euro. Insomma. Sì, e lo stesso fascio di prezzo anche le lami, che sono quelle stilografiche che hanno questa forma, e anche questo più o meno si è sulla stessa fascia di prezzo. Ci sono diversi pennini, quello lo devi scegliere, la dimensione del pennino la devi scegliere in base a quello che piace a te, piace, insomma. Sì. Sì. Allora, Elena sta, scusa, sì. Devo dire una brutta parola. Elena sta cazziando Mattia in diretta. Mattia, ti fai cazziare in diretta? Poi, prima e ultima volta che usiamo questa parola, perché altrimenti YouTube sblocca. Non la sa tradurre. Esatto. La differenza tra le vostre T sono due varianti della stessa lettera? Sei nuovo. Sì. È l'uovo. Sì, diciamo che noi abbiamo guardato un manoscritto di, possiamo dire, degli inizi dell'onciale, e la T era appena appena con la curvetta accennata sotto, mentre Marta ha usato sì, io una ho usato forma... in tutto, ho usato la variante, quella proprio tonda, tonda sotto. Sì, che è un pochino più tarda, diciamo, Tarda. come forma. Però sono consentite tutte e due, insomma, niente di... Allora, Marta, nel frattempo io ho trovato la pagina, quindi vi faccio vedere, però è in un altro libro. Oh, porca miseria, ma perché sono... Ecco, aspetta, che stavo facendo un... è in un altro libro e sono degli appunti che lui ha pubblicato perché lui era professore di calligrafia, no? Insegnava in una scuola, in un istituto d'arte inglese. Allora, la proporzione è questa qui per i manoscritti. Vedete, si vede molto bene che lo spazio sotto è più piccolo, ma decisamente più piccolo dello spazio sopra, no? Si vede molto chiaro. Lo spazio sotto è più grande dello spazio sopra. Sì, scusa, ho detto il contrario? Sì, ma non c'è problema. No, ma è fantastico. Si vede bene dall'immagine l'equilibrio di tutta la pagina. Esatto, è più ampio sotto rispetto a sopra. E poi sotto, per quelli che hanno la vista buona, ci sono tutte le proporzioni. Anche questo PDF è disponibile su archive.org e ti dà proprio tutta come si misura. Vedi, la misura del margine o la proporzione del testo rispetto alla pagina, e ti dà proprio tutta le frazioni da utilizzare. Quando tu hai l'altezza della tua pagina, ti fai la proporzione e ti ricavi lo spazio dove devi andare a scrivere. Sì, Però è molto se vuoi... preciso, è molto, molto tecnico, però diciamo che in... Questo qui era inteso, allora questa roba qua è intesa per un istituto d'arte dove ancora, ma perché? Scusate, eh? Niente, ok, dove i ragazzi studiavano proprio per imparare a fare sta roba. Certo, quindi lui doveva essere preciso. Adesso noi magari non dobbiamo scrivere un manoscritto, ma impariamo che una buona impaginazione e una buona un buon layout tiene conto e tiene in considerazione queste cose qua. Sì. Okay, quindi questa perfetto. Settimana facciamo tutti una paginetta così e poi la... Io direi di riempire una pagina sì. intera per capire anche che effetto fa una volta che la vedi, perché scrivere delle parole sganciate, tutto sommato, boh, sì, è utile perché fino a che studi, come dire, le forme delle lettere, aspetta che intanto torno di qua, è utile e serve, no? Perché devi studiare le forme delle lettere, eccetera. Però poi a un certo punto devi anche cominciare a vedere le parole messe insieme, no? Quindi
fare una pagina secondo me ha senso. Sì. Tra l'altro poi, tra le cose che leggevo di Edward Johnston, c'era una cosa che Ether Victoria insegna sempre ai suoi corsi, ed è che una volta che hai acquisito la tecnica, comincia a fare dei pezzi veri, cioè non continuare a praticare sui fogli di pratica. Fate dei pezzi veri perché facendo le cose vere impari a risolvere i problemi, cioè è lì che ti confronti con l'inchiostro non funziona, quella cosa l'ho sbagliata, quella carta non va bene, tutte queste cose qua non puoi aspettare di avere, che ne so, una cosa da fare per tua mamma, per qualcun altro. O per un cliente ancora peggio, perché lì hai il tempo, no? Quindi lavorare, cioè praticare con dei materiali come se fossero lavori veri. E adesso magari non è il nostro caso subito, perché lo stiamo studiando. No, però è una cosa... È una cosa a cui tengo, perché l'ho sperimentato sulla mia pelle. Sai, tu lo sai perché te l'ho raccontato, il discorso degli scambi di lettere, di corrispondenze, eccetera. Sono qualcosa che ci permette comunque di fare pratica, di lavorare su un definitivo allo stesso tempo e di donarlo a qualcuno ricevendo il lavoro di qualcun altro in cambio. Quindi c'è un obiettivo nella pratica, e l'obiettivo è quello di creare un definitivo da donare a qualcuno. Sì. Quindi facciamoli e doniamoli. Allora, a me è venuta in mente una cosa, adesso io ve la butto lì. Senti un po' sta cosa. Se noi facessimo partire un quaderno fatto a mano che fa il giro delle persone che si collegano con le chiacchiere monolinea e ognuno ci aggiunge una riempie una pagina. Adoro. E la firma. Mamma mia, ho la pelle cosa d'oca. Ne dite? Facciamo questo esperimento? Ho la pelle d'oca, sì. Lo facciamo? Sì. Potremmo partire con un quadernetto fatto con la carta rodia. Così siamo sicuri che è una carta su cui riusciamo Sì. a scrivere, eccetera. Poi, se l'esperimento funziona, senza, come dire, violare la privacy di nessuno, Sì, chi no, vuole ovviamente. ci dice di sì, e poi, senza fare giri di tutti, hanno gli indirizzi di tutti, ognuno, noi vi diciamo chi dovete contattare come successivo, vi fate mandare l'indirizzo e glielo spedite, e poi ognuno diventa una catena, ok? Una volta che vediamo se l'esperimento funziona con un quadernetto fatto con la carta rodia, dovrebbe essere semplice da fare, proviamo a farlo con un quaderno con la carta fatta a mano un pochino più serio. Che cosa ne pensate? Ci proviamo? Non è che bisogna di chiederlo. Dai, ok. Oh, aspetta, colpo di scena. Mattia conosce la Elena. Ma Elena chi è? Ma quale Elena? Ah no, sta salutando Elena perché deve andare. Ah, ok. Ciao Non ho Elena. capito male. Ciao Elena, allora, buonanotte. Che responsabilità, stupendo, fighissimo, che meraviglia. Beh, mi pare che questa idea sia stata accolta L'altra Elena ci molto sta. molto bene. Bene, Quando ok. iniziamo? Ok. Ognuno scrive con la penna che vuole, l'importante è che sia monolinea, potete scegliere lo stile che volete, e ognuno ha solo una facciata a disposizione. In fondo dovete mettere almeno il vostro nome e il vostro account Instagram, I in modo che la gente i vostri account, vi insomma, ritrova. quella Sì. pagina è per voi, Sì. è tutta per voi, e la potete riempire con le vostre chiacchiere preferite. E... Sì. Bello, bello, ci sto. Ok, però dobbiamo almeno avere
un'idea di quante persone, almeno qualcuno che dica di sì all'inizio per far partire sta cosa. Magari o Marta lo inizi tu e lo spedisci a me, o facciamo il contrario, adesso vediamo. Che cosa significa pattern, Melissa? Prima di scrivere mille prove, certo. Diamo tempo a Melissa di rispondere, perché non, quando noi parliamo... Sì. Allora, c'è... questa cosa ovviamente avrà dei tempi tecnici, non è che nel cioè da una settimana all'altra, perché avremo a che fare con le Poste Italiane, quindi sappiamo con chi abbiamo... Ma no, ma lasciamolo libero, Marta, cioè la gente ha anche una vita... Quindi... Siamo esatto. Tutti pieni di non roba è da nulla fare. Di, non è nulla di, non... di troppo impegnativo, cioè prendetevi il vostro tempo e automaticamente sappiate che sarà una sorpresa che un giorno vi arriverà nella cassetta della posta. Esatto. Dai, ok. Tipo i puntini dentro le O. Creare tipo delle, utilizzare le scritte, se ho capito bene, utilizzare un testo per creare un pattern colorandolo, decorandolo, sì, cioè Ma anche qualsiasi sì. cosa. È la tua pagina, basta che sia monolinea e che sia, che rimanga come un pensiero, un ricordo, lo fissiamo lì e quello lì è una cosa fatta da tutti. Dai. Bene. Bene. Sì, vai, ok, perfetto. Quindi troveremo il modo di raccogliere le adesioni a questo progetto che è una Sì, almeno per iniziare qualcuno, almeno una persona dopo di noi, ecco, così la catena inizia a viaggiare. Ok, bene. Facciamo partire anche questa cosa qua. Bene, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, ma soprattutto questa sera abbiamo scritto tanto, cosa che mi ha fatto molto piacere. Ci diamo come obiettivo della settimana di creare una pagina una paginetta. a quattro, chi non ce la fa anche metà a quattro, però un bel blocco di testo per vedere se la nostra interlinea funziona, se la spaziatura tra le lettere funziona, se la spaziatura tra le parole Allora, è funziona. preferibile un blocco di testo, quindi giustificato, per Io dare direi di sì, l'impatto anche per... del blocco proprio, della Sì, mattonella di sì, testo tutta piena, ok? sì. Quindi Sì. eventualmente quando non si raggiunge esattamente la fine della riga, si va a capo senza la parola, la possiamo andare a capo senza crearci troppi problemi. È l'effetto visivo ottico che vogliamo Sì, ottenere, quello. ok? Sì. Bene, buonanotte a tutte, grazie per Perfetto. la compagnia anche questa sera. Grazie a tutte, grazie, grazie mille. Ciao, ciao, devo salvare io, vero? Ti salva, mi raccomando. Ok, e come chiudo qua? Ah, la crocina, sì, ok, perfetto. Ciao a tutte, buonanotte. Ciao. Buonanotte.